Oggi il paradiso gusta la metà, lo dice il venditore di felicità. In fuga dall'inferno finalmente viaggio, la tua vacanza in un pacchetto omaggio. Foto di gruppo sotto il monumento. E partono in questo istante le atlete della categoria G6, ultima gara per quanto riguarda il trofeo rosa, in questo 25esimo trofeo Giorgio De Laurentiis alla memoria qui a Villon. Di dove siete? Come che state? Ci state bene? State? Macellerie sudate, in coda nei musei, hotel di lusso nei villaggi dei pigmei, mente sana e corpo. Siamo alla conclusione di queste gare femminili, siamo all'ultima manche per le atlete della categoria G6. I giri da compiere saranno 11, quindi circa 13 km di gara, ma una gara molto impegnativa perché il circuito di Villongo non dà possibilità di recupero con questo lungo ma inesorabile falso piano che transita sotto il traguardo e che piano piano sfianca le atlete. Siamo comunque sulla fase finale e tra poco scopriremo chi sarà la vincitrice anche di quest'ultima gara. Partito lo sprint e ad avere la meglio sulla riga del traguardo è Giulia Bianchi davanti a Misia Belotti e Carlotta Colombo. Ecco la classifica della categoria G6 col quinto posto di Romina Evelyn di Suvia della Cicli Fiorini. Quarta Giulia Limonta dell'Almenno, terza Carlotta Colombo dell'Arcorese, seconda Misia Belotti della Bolgara e vincitrice Giulia Bianchi della Macario.